Salve, buongiorno, ben ritrovati. Manco da un po' di tempo. Saluti a tutti, anche dalla mia assistente che mi sta distruggendo la centesima chiusura lampo. Stai brava, dai, brava, ti mando via. Oggi volevo parlare dei diversi approcci all'alimentazione durante l'uscita che possono avere i vari tipi di ciclista. Stai qui. Non andare a mangiare la roba sul tavolo. L'idea di questo video mi è venuta perché, bene o male, in negozio il 22 febbraio prossimo, fra 10 giorni, entro nel 18° anno, ma i discorsi che mi fanno i ciclisti, soprattutto quelli che entrano per la prima volta, sono sempre gli stessi. Vedo una gran confusione alimentare anche da parte di chi ci mette un po' di buona volontà. Tanti se ne fregano totalmente, non hanno la più pallida idea, quindi non c'è speranza. Ma chi magari cerca, vorrei fare, vorrei, sento del gran casino. Gente che parte e prende un gel, gente che sta per arrivare a casa, si mangia un panino, gente che parte sempre con colazioni assolutamente ridicole. E quant'altro. È ovvio che quando uno entra in un negozio come il mio, e l'assistente è qui sul monitor, si vede la coda che quando la gente entra in un negozio come il mio, dico entra perché vuole migliorare qualcosa. Se è felice di come va in bici, se è felice della sua vita sessuale, se ha un fisico della Madonna, se tromba come un muflone. E quando passa davanti al mio negozio tira dritto, non ha bisogno di me. Quando entri qua dentro, entri perché speri di poter migliorare qualcosa per quanto riguarda le tue prestazioni atletiche. Come ciclista ci sono diverse tipologie. C'è il cicloturista. Quello che magari va in bici anche magari una domenica 6-7 ore, non ha velleità agonistiche o di prestazione di nessun tipo, bene o male deve mangiare lo stesso, perché se va in bici 6 ore, a prescindere da come ci vai, vai sempre a bruciare 4.000 calorie che da qualche parte dovrai bene o male tirare fuori. Poi c'è l'amatore, quello un pochino più evoluto, che esce e si allena, vuole migliorarsi, diciamo il giro che fa in 2 ore e 20 vuole andarlo a fare in 2 ore o 10, oppure si allena per la gran fondo e ha necessità diverse. Poi sono i professionisti e quant'altro, ma non ci riguardano queste cose qua. Parliamo della mia clientela iperamatoriale. Il cicloturista, secondo me, è quello che fa il tipo di ciclismo più bello di tutti. Esco di casa, da che parte vado? Vado di là. Boh, faccio il giro che mi viene in mente mentre lo faccio. Mi fermo quando mi pare, se c'è un bel panorama mi metto su una panchina a godermelo, se ho fame entro in un bar, magari mangio qualcosa, fantastico. Ovviamente ci vuole un minimo di alimentazione. Appena studi, ha meno pretese e quindi deve stare un pochino meno attento, però deve mangiare anche lui in un certo modo. Ovviamente, se puoi permetterti di fermarti su una panchina, goderti una bella giornata dopo 2 ore di bicicletta, puoi portarti anche un panino col prosciutto bello grosso, te lo mangi, riparti, nessun problema. Devi bere come tutti, magari un po' di sali, ok. Andando probabilmente non perennemente, non si vede il po', cioè impiccato in soglia, hai anche un maggiore consumo di grassi rispetto ai carboidrati, perlomeno per quanto riguarda il totale delle calorie bruciate, perché se l'organismo non va a tutta, cerca di ottimizzare un pochino, leva sta coda, cerca di ottimizzare un pochino il consumo dei preziosi carboidrati. E brucia un pochino di più grasso, ovviamente la prestazione è un pochino più scadente. Secondo me questo cicloturista dovrebbe fare sempre un'ottima colazione, perché se non parti col pieno, poi è ancora più difficile
mantenere un certo livello di energia facendo dei piccoli rabbocchi. È come uno che deve andare da Milano a Roma e sei già in riserva e speri di poterti fermare ogni tanto a fare 10 euro di benzina. E beh, lì ce n'avrai da fermarti, nel senso. Se parti col pieno, più o meno magari arrivi a metà strada, poi lo stesso dovrai fare un po' di benzina, ma perlomeno hai un po' più autonomia. Comunque, il cicloturista, quello che magari gira anche con un bello zainetto, ci puoi metterci, metto il maglione, se offre, ecco, quel tipo di sportivo, di ciclista lì, può portarsi un po' quello che vuole. E nel senso un bel paninozzo con la marmellata da 400-500 calorie, dopo 2 ore me lo mangio, dopo altre 2 ore me ne mangio un altro e mi sono fatto il mio 6 ore di bicicletta. Devo bere, idratarmi, quello più o meno non cambia, metto un goccio di sali minerali e sono a posto. L'amatore un pochino più evoluto, che vuole, diciamo, spremere da se stesso il massimo delle sue possibilità, ovviamente deve mangiare con più attenzione. Intanto, essendo probabilmente molto più vicino alla soglia, consuma in proporzione alle calorie bruciate molti più carboidrati e molti meno grassi. E quindi deve mettere dentro inevitabilmente più carboidrati. Sento gente, vedo gente, sento, vedo anche gente che arriva qua, compra 20 gel, io li vendo, però dico alla gente, bello, il gel che oltretutto ti dà 100 calorie, non 100.000, tata al tuo posto, se no ti mando via, ti dà 100 calorie, dicevo, quindi tu sei lì che bruci 700-750 calorie, ti mando via. 750 calorie l'ora, prendi un gel da 100 calorie, poi fra un po' torna e c'hai 6 minuti di autonomia, non un'ora. Quindi, secondo me, l'approccio del gel è l'approccio dell'assicurazione, cioè io mi porto dietro un paio di gel perché potrei andare un po' in crisi nell'ultima mezz'ora. Se vado in crisi prima ho sbagliato tutto a mangiare, non è il gel che mi salva la cosa, mi porto un paio di gel, se butta male, nell'ultima mezz'ora prendo quelli e arrivo a casa. Se uno, secondo me, sistematicamente utilizza gel, deve rivedere come mangia prima e durante. Il panino può andare, un bel panino con la marmellata. Può andare, nessun problema come tipo di alimento, non è pratico da mangiare. Sento gente che gira, io mi porto una banana. Una banana occupa un sacco di spazio. Metà dello spazio occupate la buccia, rischia anche che si spappoli un po' tutta dietro e bene o male quando ti mangi un bel bananone avrai mangiato più o meno le calorie di una barretta, se ci arrivi. Quindi la frutta fresca ha un rapporto spazio calorie ingerite assolutamente insoddisfacente. Un'alternativa che ha avuto un grosso successo sono le buste di mango disidratato, quell'altra sta distruggendo mezzo negozio. Le buste di mango disidratato che ho fatto da un paio di mesi. Una busta 150 grammi piccolina contiene oltre 500 calorie, quindi diciamo hai 2 ore, 2 ore e mezza di autonomia. Un'altra cosa che volevo ricordare è che uno esce con una colazione ottimale, se ne è già parlato 1.000 volte, non ce n'ho più voglia di ricominciare, quindi diciamo, ecco, parto col pieno di glicogeno, mi sono sparato le 1.000 calorie da carboidrati di colazione, però in ogni caso, passata la prima mezz'ora, devo iniziare a alimentarmi subito, non dopo 3 ore. Ricordatevi che se partite col pieno di glicogeno avete più o meno 2 ore di autonomia in corpo, non 10 ore e poi prendo un gel o una barretta. Dovreste iniziare praticamente da subito ad assimilare un 200, 250, 300 calorie da carboidrati. Ogni ora, non alla settimana, ogni ora che siete in bici, perché ne bruciate oltre 700.
E non c'è un deposito illimitato. Grassi più o meno chiunque di noi ne ha in quantità illimitata, ma la crisi di fame l'abbiamo provata tutti, quindi è evidente che i grassi non ce la fanno a sostenere lo sforzo, il dispendio energetico, soprattutto quando si pedala un po' sul serio. Quindi ci vogliono carboidrati, non frutta secca, ma frutta disidratata. Barrette, boh, biscotti, pane, focaccia, quello che vi pare. Ovviamente alcune cose sono estremamente complicate da mangiare per un discorso logistico, non digestivo, eh. Se trovate il modo di progettarvi un portapiatto sul manubrio e vi mangiate una pasta asciutta mentre andate, alla grande, non è logisticamente possibile. Non è un problema digestivo, ripeto, sento molta pigrizia, chi si spaventa di chi, quando scopre come dovrebbe mangiare. Normalmente non dice mai che due coglioni, dice sempre, ma come faccio a digerirlo? È un casino. No, no, con un minimo di allenamento uno che va in bicicletta può mangiare quasi di tutto. È una menata. Quello purtroppo non ve la toglie nessuno. Quindi dicevo, cibo vero, pane, ovviamente se siete lì che mangiate mentre pedalate, peggio che mai bikers, mountain bike, downhill, enduro, che sei giù per un burrone o su per una salita a 8 km orari, che se solo prendi la borraccia caschi per terra, è ancora più complicato. Però diciamo, il ciclista che va in strada non ha di questi problemi, ovviamente non è che puoi mangiarti un panino per 20 km, perché difficilmente avrei tutto questo tempo per stare con una mano sola, quindi ci vogliono cose facilmente mangiabili, facilmente assimilabili, e quindi sicuramente maltodestrine, barrette, dicevo, piccoli panini, o esistono dei plum cake ottimi secondo me, e magari farciti di marmellata, ovviamente vanno fasciati. Ecco, ricordatevi sempre però che contano le calorie che apportiamo, non bastano mangio qualcosa. Forse ne ho già parlato, ma tempo fa mi è venuto, e non è la prima volta, un tizio perché poi sono leggende che si tramandano, no? E questo si porta i pavesini. La pubblicità dei pavesini dice chiaramente 9 calorie per pavesino. Ha voglia a mangiarti scatole di pavesini, eh? E questo mi raccontava che si prende due pavesini che sono leggermente incavati all'interno, li riempie di marmellata, oddio, non è una voragine, è una leggera incavatura, quindi due pavesini accoppiati, dentro ci staranno 2 grammi o 3 di marmellata, vuol dire che due pavesini più la marmellata, lavoro un po', ho detto, me li metto nella stagnola, bravo, ecco, alla fine c'hai 25 calorie ogni 10 minuti di lavoro a casa. Più i pavesini si spezzano facilmente, uno lavora un casino, sai, mi dice, mi porto via 3-4 pacchetti. Minchia. Quindi hai fatto 3-4 pacchetti, hai lavorato un'ora per portarti 100 calorie in giro. Cioè, e così ti dico sempre così purtroppo ai clienti, se me ne mangio un pacchettino ogni tanto, bello, pacchettino da 25 calorie, due pavesini con un po' di marmellata. Te ne devi mangiare una coppia ogni 10 minuti, non una ogni tanto. Purtroppo la gente non ha mai idea delle unità di misura. Mangio certe cose, ma non so le calorie che mi danno. Ti porti una banana così grossa, tutta buccia, che butti via, a meno che non ti mangi anche la buccia, non lo so, ma vuol dire che hai riempito mezza tasca del poco spazio che hai con un oggetto di cui uno è frutta, quindi poche calorie, e metà la butti via perché la buccia. Quindi assolutamente sì, ma le banane contengono un sacco di potassio. Ho capito, in una banana ci saranno 100 mg di potassio, ecco, è scomoda da portare. Ti porti una mela, ok, mangi 30 calorie e c'hai una palla così dentro il taschino. Quindi ci vogliono cibi. Bentornata, parcheggia, cibi un pochino più intelligenti, pane, focaccia non troppo unta,
Boh, mi porto una schiscetta con l'insalata di riso, se no ovviamente i prodotti pensati per per queste necessità, barrette, maltodestrine in borraccia, secondo me, non solo secondo me perché ha avuto un successo strepitoso, le prime 300 buste che ho fatto le ho vendute in 14 giorni e il mango è una soluzione ottimale perché in uno spazietto di una piccola bustina avete 520 calorie. Quindi chi va in bicicletta con un po' di velleità agonistica o di migliorarsi, cioè esco in bici ad allenarmi, devo mangiare in un certo modo. Se vado a spasso con lo zainetto in spalla e coi pedali, quelli doppi, da una parte c'è il pedale, dall'altra la tacchetta e mi godo 7 ore di giro in bici, ma a 20 di media e fermandomi qua e là. Puoi anche fermarti in un bar, berti una Coca-Cola e mangiarti una brioche. Chi va in bici un pochino più con pretese deve mangiare meglio. Non mi viene in mente nient'altro. Mi sembra di aver fatto un video che non sia servito assolutamente a nulla perché poi non ho presentato niente e non ho spiegato niente. Arrivederci alla prossima.